Figlio di Dio, suprema bellezza. Vieni a me. O Verbo uguale al Padre. Vieni a me. O luce della luce. Vieni a me. Gesù, sapienza increata. Vieni a me. Gesù, sapienza incarnata. Vieni a me. O sapienza, Dio fatto uomo. Vieni a me. O mia somma ricchezza. Vieni a me. O mia dolce tenerezza. Vieni a me. O mia vita e mia luce. Vieni a me. Brucio del tuo calore. Vieni a me. Per te sono in delirio. Vieni a me. In te follia e sapienza. Vieni a me. In te la povertà e ricchezza. Vieni a me. Davanti a te l'oro è solo sabbia. Vieni a me. Tu cerchi una dimora. Vieni a me. Voglio camminare dietro a te. Vieni a me. Tu, figlio di Maria. Vieni a me. E lei ti prega. Vieni a me. Con te, nel mio esilio, avrò ogni bene. Amen. Ascoltate la parola di Dio dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che li bevete, in memoria di me. Thank you.
dall'insegnamento di Papa Francesco. Gesù si è spezzato, si spezza per noi e ci chiede di darci, di spezzarci per gli altri. Proprio questo, spezzare il pane, è diventato l'icona e il segno di riconoscimento di Cristo e dei cristiani. Ricordiamo Emmaus, lo riconobbero nello spezzare il pane. Ricordiamo la prima comunità di Gerusalemme, erano perseveranti nello spezzare il pane. È l'Eucaristia che diventa fin dall'inizio il centro e la forma della vita della Chiesa. Ma pensiamo anche a tutti i santi e le sante, famosi o anonimi, che hanno spezzato se stessi, la propria vita, per dare da mangiare ai fratelli. Quante mamme, quanti papà, insieme con il pane quotidiano, tagliano dalla mensa di casa, hanno spezzato il loro cuore per far crescere i figli e farli crescere bene. Quanti cristiani, come cittadini responsabili, hanno spezzato la propria vita per difendere la dignità di tutti, specialmente dei più poveri, emarginati e discriminati. Dove trovano la forza per fare tutto questo? Proprio nell'Eucaristia, nella potenza d'amore del Signore risorto, che anche oggi spezza il pane per noi e ripete: fate questo in memoria di me.
dall'amore dell'Eterna Sapienza di San Luigi Maria del Monforte. L'Eterna Sapienza, per avvicinarsi ancora più agli uomini e dimostrare loro più sensibilmente il suo amore, è giunta fino a incarnarsi, divenire bambino, farsi povero e morire per essi sulla croce. Mentre viveva in terra, quante volte ha esclamato: venite a me voi tutti, sono io, non temete. E perché dovreste temere? Io sono simile a voi, io vi amo. Dovreste temere forse perché siete peccatori? Ma io vado cercando proprio voi. Io sono l'amico dei peccatori. Forse perché vi siete allontanati colpevolmente dall'olive? Ma io sono il buon pastore. Forse perché siete carichi di colpe, coperti di macchie e oppressi da tristezze? Ebbene, proprio per questo dovete venire a me, perché io vi solleverò dal peso, vi purificherò, vi consolerò. Da un lato, ella vuole mostrare il suo amore per l'uomo, fino a morire al posto di lui, per salvarlo. Dall'altro, non sa decidersi ad abbandonare l'uomo. La Sapienza trova allora un meraviglioso segreto per morire e vivere nello stesso tempo, e per restare con l'uomo sino alla fine dei secoli. È l'amorosa istituzione dell'Eucaristia. E per poter appagare il proprio amore, il tale mistero non ha difficoltà a mutare e rovesciare la natura. Se non si nasconde sotto lo splendore di un diamante o di altra pietra preziosa, lo fa perché non vuole rimanere con l'uomo solo, esteriormente. Si nasconde invece sotto l'apparenza di un pezzo di pane, perché è il nutrimento proprio dell'uomo, affinché mangiata dall'uomo possa entrare qui dentro il suo cuore per prendergli le sue delizie. A tanto giunge chi ama con amore. O Sapienza eterna, dice un santo, o Dio veramente prodigo di se stesso nel desiderio che sente dell'uomo. Thank you.
Thank you.
supplichiamo colui che ha dato la sua carne per la vita del mondo. Di chi svolge un ministero nella Chiesa. Di chi ha autorità nella società e la governa. Dei poveri, dei profughi, dei migranti e degli sfruttati. Abbi misericordia, Signore. Di chi ha perso il lavoro o lo sta perdendo e di chi è vittima di ricatti e di soprusi. Abbi misericordia, Signore. Di chi soffre a causa di malattie fisiche e psichiche e di chi ha perso la speranza. Abbi misericordia, Signore. Non ha il pane per la fame materiale. Abbi misericordia, Signore. Di chi si è rovinato a causa di scelte sbagliate o irresponsabili. Abbi misericordia, Signore. Dei giovani il cui futuro è incerto. Abbi misericordia, Signore. Dei bambini e dei ragazzi abbandonati o rifiutati. Abbi misericordia, Signore. Delle donne vendute e abusate. Abbi misericordia, Signore. Degli anziani dimenticati. Abbi misericordia, Signore. Di chi è privato di ogni elementare diritto. Abbi misericordia, Signore. Della terra ferita, deturpata e sfruttata. Abbi misericordia, Signore. Dell'intera umanità. Abbi misericordia, Signore.
Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto.